E ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire per voi questa Wall. Ho già fatto una recensione sul rasoio della Braun per tagliare i capelli e diciamo aggiustare la barba. Vi lascio il link in descrizione della video recensione e il link Amazon per l'acquisto, come anche del rasoio per tagliare a zero come una lametta, sempre della Braun con la relativa stazione di ricarica. Però oggi voglio andare a recensire insieme a voi questa Wall acquistata su Amazon. Vi lascio il link del prodotto specifico che vedete in questa recensione qui in descrizione. Andiamo a vederla insieme. Parto col dirvi che non la sto aprendo adesso in questo momento, ma ho voluto testarla in questo periodo di tempo, saranno all'incirca alcuni mesi che la sto adoperando, e vi volevo dare anche il mio feedback. Quindi confezione, eccola qui, come possiamo vedere 45 minuti di lavoro con la batteria carica. Comodissimo il fatto che non richiede di essere attaccata alla corrente quando la utilizzate, quindi potete portarvela anche in montagna, in campeggio, al mare, in spiaggia, dove vi pare, e la utilizzate. Andiamo a vedere cosa appunto è incluso. Wall, sacchettino, e come vedete ci abbiamo anche il pettinino e il caricatore, ma andiamo a vedere lì nello specifico. Questo è il sacchettino di stoffa dove potete appunto riporla comodamente, il cavetto di ricarica, si va a ricaricare qui sotto e devo dire che ricarica in tempi rapidissimi, e poi il pettinino che vi permette appunto di pulirla. Andiamo ad aprirla insieme. Questo lo possiamo magari spostare, poi andiamo a vedere anche il libretto di istruzioni magari. Allora, come vedete, una cosa che mi fa davvero, non dico impazzire, ma che apprezzo tantissimo, è il fatto del materiale. Ha un materiale veramente piacevole al tatto, tipo una gomma, non so come dirvi, è veramente maneggevole, lo tenete in mano che sembra compatto e non so, è veramente piacevole anche al tatto quando lo utilizzate. Questa parte qua cromata sul retro, la parte per caricare, e poi qua il tasto on e off che si spinge, l'indicatore di carica che segna appunto quando è carica e scarica, e il tappo. Ok, andate quindi a togliere il tappo e avete la parte dove c'è la lama. Eccoci qua, andiamo a accenderla. Come vedete non è neanche tanto rumorosa, taglia in modo perfetto e devo dire appunto che è utile sia per effettuare dei tagli di capelli che si avvicinano a quasi lo zero, ma comunque anche per rifinire la barba. Taglia veramente, come posso dirvi, come una lametta, per intenderci. Potrebbe fare un paragone quasi con il rasoio della Braun che avevo recensito, di cui vi parlavo. Questo qua è appunto pensato appositamente per radere la barba a zero, come se fosse una lametta. Questo fa più o meno lo stesso lavoro, ovviamente qua stiamo parlando di due prezzi diversi, qua siamo su un prezzo basic e qua stiamo comunque parlando di un rasoio Braun di una qualità ovviamente più elevata, con la testina che è rotabile, diverse composizioni di lame. Comunque, come vedete, il concetto è un po' questo. Questa è la lama, qua il Braun ce ne ha due e in più queste qua, così per avere anche un paragone. Qua stiamo parlando comunque oltre 200 euro di rasoio, e si può utilizzare ovviamente sott'acqua, cioè con la schiuma, e quindi lavarlo. Questo invece non è utilizzabile quando appunto se lo volete lavare sotto l'acqua non potete farlo, se no si danneggia, si rompe. Tra l'altro si può rimuovere la parte sopra, ovviamente adesso basta fare un attimo di pressione ai lati e si può rimuovere
come vedete l'ho rimosso e abbiamo quella che è la lama, ok? Quindi qua poi andate a pulirlo e poi lo richiudete e deve fare click. È davvero leggero, vi voglio mostrare anche la confezione, che devo dire mi aveva particolarmente colpito. Guardate il packaging, che secondo me vale anche tanto. Questo è giusto un libretto, un piccolo foglietto di istruzioni dove vi dice le varie indicazioni. Ve lo avvicino così se volete potete anche stopparvi il video e leggervelo. Qua in inglese una dichiarazione di conformità, per essere precisi, e qua il libretto di istruzioni, ecco, che è presente in diverse lingue, guardate, in diverse lingue, e vi indica ovviamente tutte le indicazioni. Partiamo dall'italiano, giusto per intenderci. Eccoci qua. Ovviamente pericoli per non di esplosione, c'è comunque una batteria interna. Queste cose sono comunque base, ma diciamo che sostanzialmente, come avete visto, mi basta anche solo la recensione per capire come funziona, non c'è bisogno davvero di leggervi il libretto di istruzioni. Questa invece è la confezione che vi dicevo mi ha colpito molto, che richiama un po' la parte della lama, bellina, e qua era contenuto il prodotto, la wall. Abbiamo anche una lama di ricambio che non fa mai male, e poi questa qua è la parte sopra che diciamo si piega a U, come vedete, e quindi vi permette di sostituirla se dovesse usurarsi. Quindi davvero comoda questa cosa, ottimo prodotto secondo me, ve lo consiglio vivamente, e se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela. Qua c'è il voltaggio 220x240. E niente, made in Deutschland, quindi prodotto tedesco, e sono veramente, in questo periodo che l'ho utilizzata, devo dire che mi sono trovato bene e sono soddisfatto dell'acquisto, quindi ve la consiglio. Se avete domande non esitate a pormele, link in descrizione del prodotto, e alla prossima review.